Benvenuti alla settima edizione del telegiornale sportivo di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Siamo tornati a seguire gli allenamenti delle squadre dell'Under 12 e dell'Under 13 della Pallavolo di Argenta per sapere come sono andati i rispettivi campionati nel mese di marzo. Questa squadra è un gruppo un po' misto, diciamo che ci sono dei principianti che sono dovuti mescolare a dei ragazzi che invece hanno già qualche anno di attività, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale. E nonostante questo più o meno si impegnano e siamo abbastanza soddisfatti, anche perché il leitmotiv di quest'anno è stato il coinvolgimento, riuscire a portare più gente in palestra possibile, e direi che da questo punto di vista l'obiettivo è raggiunto. Il discorso è vario anche in questo campo, perché sono due gruppi, questo e quello che si allena successivamente a questo, che partecipano a tre campionati della FIPAV, quindi della Federazione Italiana Pallavolo: Under 12, Under 13 e Under 14. Siamo molto più che soddisfatti perché, come dicevo poc'anzi, il discorso del coinvolgimento ha funzionato benissimo, e per quanto riguarda i risultati, se non vado errato perché è un po' che non guardo la classifica, siamo secondi in due categorie e credo quinti nell'altra, quindi molto più che soddisfatti. Mese di marzo abbiamo proseguito la nostra attività solita, ci stiamo, diciamo così, prodigando in qualche iniziativa per riuscire a coinvolgere ancora di più, quindi qualche torneo extra. E prossimamente porteremo le ragazze dell'Under 14 e dell'Under 13 a fare un torneo a Cesenatico, quindi insomma le attività sono più di una e pare che portino risultati. Siamo andati a seguire il corso di kickboxing di Palestra Aquarium e per conoscere meglio questa disciplina abbiamo intervistato l'istruttore. Qui vedete i ragazzi che stanno provando varie tecniche a vuoto per quello che riguarda la disciplina della Thai Box. A livello sia amatoriale che dilettantistico, questo è un ottimo modo per imparare a difendersi, per imparare un'arte marziale. All'interno di questa palestra, della Palestra Aquarium, ormai sono 5 anni che si porta avanti questo discorso, prima di kickboxing, quindi solamente a livello d'utilizzo dei calci e dei pugni, per poi passare appunto alla Thai Box, alla box thailandese, uno sport più duro ma però più completo. I ragazzi mi seguono già da tempo. Però, come potete vedere, c'è spazio sia per il principiante, alcuni di loro infatti hanno iniziato da poco, mentre altri ragazzi mi seguono ormai da molto tempo. Siamo andati a seguire gli allenamenti della categoria mini basket della cestistica di Argenta per chiedere com'è andata l'attività nel corso dell'anno e che approccio hanno i bambini nei confronti di questo sport. Quest'anno è andata molto bene, siamo riusciti ad iscrivere due squadre al campionato Aquilotti, che è il campionato delle annate 98-99, una con il centro di Argenta e una invece con il centro di Consandolo. Il centro di Argenta si sta allenando proprio adesso, sono i ragazzi della quarta e quinta elementare. Poi abbiamo anche altre categorie, che sono gli scoiattoli, le annate dall'annata 2000 alla 2003, che si trovano anche loro due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì. Per loro non abbiamo fatto un vero e proprio campionato ufficiale, ma abbiamo fatto diversi tornei interni con le nostre squadre degli altri centri: Argenta, Portomaggiore, Consandolo, Santa Maria di Fiume, Voltana, Alfonsine, e quindi riusciamo comunque a farli giocare la partita, quello che, per cui poi loro lavorano tutta la settimana. Il campionato Aquilotti sta andando abbastanza bene per tutti e due i centri, le squadre comunque fanno un torneo che è legato alla provincia di Ferrara, dove ci sono squadre molto forti. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!